Buonasera a Telecolor, nuova edizione di Sicilia 24, questi i titoli del giornale. Dramma della follia ad Agrigento, un uomo di 47 anni in cura per depressione ha ucciso la moglie, accoltellata e poi si è impiccato. Tra i due erano continui litigi, fino al drammatico epilogo di oggi, la scoperta fatta dai figli della coppia. Nell'inchiesta sulla cocaina all'Arsa, il giorno delle ammissioni, lo chef Mario Di Ferro, ai domiciliari del 29 giugno scorso, ha confermato di averla venduta ai suoi amici, ammissioni anche dall'ex presidente dell'Ars, Gianfranco Micichè, e dall'autista dell'Ars. Scendono in campo i cittadini e i sindaci per difendere i piccoli ospedali, nasce un coordinamento regionale per sostenere i presidi sanitari periferici. Al Civico di Palermo, dopo 13 anni, torna la cardiochirurgia pediatrica, grazie a una collaborazione con la fondazione del gruppo San Donato di Milano. Da oggi anche in Sicilia partono i saldi, è l'occasione per risparmiare e per i commercianti recuperare le perdite, un vademecum per evitare brutte sorprese. Parla ai nostri microfoni il neo presidente della Federazione Italiana degli Esercenti Pubblici e Turistici di Catania, tra gli obiettivi un censimento di tutte le attività di ristorazione turistiche e lotta all'abusivismo. Calcio comincia con il test atletici, il ritiro del Palermo, il club rosanero attivissimo sul mercato, ingaggiato Mancuso dal Monza, a breve l'ufficializzazione di Ceccaroni e Insigne e l'allenatore Corini pensa già in grande. Ancora buonasera da Telecolor. Omicidio-suicidio ad Agrigento, nella frazione di Fontanelle, un uomo, Daniele Gallo Cassarino, di 47 anni, di Agrigento, ha ucciso a coltellate la moglie, Ilenia Bonanno, di 45, poi si è impiccato in casa. L'uomo soffriva di depressione ed era in cura. Erano continui litigi tra marito e moglie, fino al drammatico epilogo di oggi. A fare la macabra scoperta è stato uno dei due figli della coppia, il nostro corrispondente da Agrigento, Davide Sardo. C'è un quartiere sotto shock ad Agrigento, dove questa mattina si è consumato un dramma. Al primo piano di uno stabile di via Alessio Di Giovanni, nella popolosa frazione di Fontanelle, Daniele Gallo Cassarino, 47 anni, avrebbe ucciso a coltellate la moglie Ilenia Bonanno, di 45 anni, e poi si è impiccato a casa. La coppia ha due figli di 19 e 15 anni. Sia l'uomo che la donna sono stati trovati nella camera da letto. Forse l'omicidio o suicidio sarebbe avvenuto al termine di una lite, l'ennesima tra marito e moglie, secondo il racconto di alcuni vicini di casa, che anche questa mattina hanno sentito le grida provenire dall'abitazione. A fare la macabra scoperta è stato uno dei due figli della coppia, che dopo aver tentato di telefonare ai genitori ma senza ricevere risposta, si è precipitato a casa. La porta era chiusa dall'interno e quindi il giovane sarebbe riuscito ad entrare nell'appartamento dalla cucina forzando il balcone. Appena dentro ha trovato i corpi senza vita del padre e della madre. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i poliziotti della squadra volanti e i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile. Secondo quanto emerso sommariamente dalle prime indagini, Daniele Gallo Cassarino nel corso degli ultimi mesi avrebbe sofferto di un grave stato depressivo, tanto da licenziarsi dal lavoro dall'impresa SEAP che si occupa dello smaltimento dei rifiuti. L'uomo era in cura per combattere la depressione. La moglie ha lavorato in un negozio di telefonia nella centralissima via Imera per provvedere alle spese familiari. Ma la situazione era molto complicata. Il licenziamento dal lavoro sarebbe stato uno dei motivi delle continue discussioni tra i due. La donna, secondo quanto raccontano alcuni conoscenti, non avrebbe accettato la decisione del marito di abbandonare l'impiego. Alcune sere fa, in via Alessio Di Giovanni, al Civico 36, era intervenuta la polizia per sedare un litigio tra i due coniugi. Il rapporto tra marito e moglie sarebbe precipitato fino al drammatico epilogo di oggi. I poliziotti della scientifica hanno lavorato per ore all'interno della casa per trovare elementi utili alle indagini. Sono stati portati via alcuni oggetti che saranno poi analizzati. E ancora sono stati sequestrati i telefoni cellulari dei due coniugi ed anche su questi dispositivi saranno eseguiti le analisi di rito. Sul posto si sono recati anche il procuratore facente funzioni di Agrigento Salvatore Vella, che ha disposto l'autopsia sui cadaveri, ed il pubblico ministero di turno Cecilia Baravelli. Secondo quanto emerso dopo il sopralluogo della procura, la donna non sarebbe stata accoltellata alla gola, ma presentava delle ferite da arma da taglio e l'uomo, dopo averla uccisa, si sarebbe impiccato. Le salme sono state trasferite nella sala mortuaria dell'ospedale di Agrigento.
E sì, continua a sparare a Catania. Ieri sera un pregiudicato di 46 anni si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro con alcune ferite da arma da fuoco a una gamba. L'uomo sarebbe stato raggiunto da due colpi di pistola mentre si trovava al villaggio Sant'Agata. Sul fatto indaga la polizia. Adesso parliamo dell'inchiesta della droga all'ARS, perché ha confessato al GIP di aver ceduto cocaina ai VIP della Palermo Bene, lo chef Mario Di Ferro, ai domiciliari dal 29 giugno scorso, ammissioni anche dall'ex presidente dell'ARS Gianfranco Micichè e dall'autista dell'ARS che avrebbe accompagnato l'allora collaboratore dell'attuale presidente Galvagno. Ce ne riferisce Maglio Viola. È il giorno delle ammissioni nell'inchiesta sulla cocaina dei VIP spacciata, secondo l'accusa, alla Palermo Bene dallo chef del ristorante di Villa Zito, Mario Di Ferro. Ammissioni arrivano dall'ex presidente dell'ARS, Gianfranco Micichè, e anche dallo stesso presunto spacciatore. Ha ammesso di fare uso di cocaina e di essersi rivolto all'amico di una vita per acquistarla, Gianfranco Micichè. In due pagine di verbale l'ex senatore, che non è indagato, sentito ieri come testimone dai PM di Palermo, ha confermato agli acquirenti di aver fatto uso di droga. Micichè, che dopo l'interrogatorio è uscito da una porta di servizio del tribunale, con una nota ha anche spiegato di non essere mai scappato dai giornalisti, ma di aver usato quell'uscita di servizio su gentile invito della procura. Il verbale di ieri è stato depositato e il GIP lo ha usato oggi nell'interrogatorio di garanzia di Mario Di Ferro, che dal 29 giugno si trova agli arresti domiciliari. Oltre allo chef, nell'inchiesta sono coinvolti tre dipendenti del locale e due fratelli accusati di aver rifornito Di Ferro della cocaina, che questi poi avrebbe ceduto a clienti selezionati, tra cui appunto Micichè. L'ex presidente dell'ARS ha ammesso di aver acquistato la droga dall'amico, sostenendo però che Di Ferro non è uno spacciatore e che quindi si sarebbe limitato a fare da tramite con i fornitori senza guadagnare nulla dalla cessione. La stessa versione fornita oggi proprio da Di Ferro. Lo stesso Di Ferro era un assuntore di cocaina. Io la compravo per tutti e poi la consumavo insieme agli altri, ha detto l'uomo accusato di essere lo spacciatore dei VIP. Ma non ci ho mai guadagnato nulla, ha aggiunto. Mi rimborsavano soltanto ciascuno la propria dose. Una ammissione parziale dunque quella resa da Di Ferro, che è difeso dall'avvocato Claudio Gallina Montana. In procura anche l'autista dell'auto blu intercettata dagli inquirenti, Stefano Sucato, autista dell'assemblea regionale, che come Micichè non è indagato ma persona informata sui fatti nell'inchiesta, ha riferito ai PM di essere stato lui ad accompagnare a Villa Zito Giancarlo Migliorisi, ex componente dello staff del presidente dell'ARS Gaetano Galvagno, che in quella occasione, secondo gli inquirenti, avrebbe anche lui acquistato cocaina. Tutti i tasselli che sembrano andare al loro posto. Di Ferro infatti ha confessato di aver consegnato la cocaina sia a Micichè che a Migliorisi, mentre ha negato di aver mai dato eroina o cocaina a Lello Analfino. Stavamo scherzando al telefono, ha spiegato, confermando quanto aveva fatto sapere lo stesso artista. Il ristoratore infine ha sostenuto di aver già intrapreso un percorso di disintossicazione. Cittadini e sindaci a difesa dei piccoli ospedali. Nasce un coordinamento dei comitati spontanei. Dal PD la proposta di abolire il numero chiuso per l'accesso alla facoltà di medicina. Lorena Dolci. Non solo i sindaci a difesa dei piccoli ospedali, anche i cittadini scendono in campo per mantenere quei presidi sanitari periferici sempre più sguarniti di medici. E lo fanno unendo forze ed energie. Sette comitati spontanei che si sono uniti nel coordinamento regionale per il diritto alla salute, da Caltagirone a Patti, da Gela a Canicattì. I medici non sono equamente distribuiti. Sono andati in pensione molti medici, sia del pronto soccorso nei vari reparti, e non sono stati sostituiti. Mentre nelle grosse aziende ospedaliere esistono piante organiche quasi al completo. E ci sentiamo anche penalizzati per quanto riguarda l'assistenza territoriale, che non è né omogenea né capillare. Abbiamo diminuito la mortalità, e questo non lo dico io ma lo dicono le carte, anche rispetto al fatto degli infarti, grazie all'emodinamica, alla cardiologia. In funzione di ciò non vogliamo perdere un servizio, ecco. È un ospedale di base, ma con tutti i servizi che abbiamo potrebbe essere sicuramente un ospedale di primo livello. A Gela ci sono 75.000 abitanti nella sola città di Gela, ma col comprensorio a solo 35 km di raggio arriviamo a 400.000 abitanti. E l'ospedale di Gela in questo momento dovrebbe avere 240 posti letto, in realtà ne ha 120, e i medici sono medici e infermieri, il personale tutto è meno del 50% di quello previsto nella pianta organica del 2019.
il coordinamento ha redatto un documento con cui chiede alla classe politica la nomina in tempi rapidi di nuovi direttori generali delle ASP, la garanzia dei LEA ai livelli minimi di assistenza, l'aumento del monte ore per gli specialisti ambulatoriali, la stabilizzazione dei precari e l'istituzione dei dipartimenti interaziendali per garantire la copertura dei posti nei presidi sguarniti. Su quest'ultima battaglia anche il DDL discusso in commissione all'ARS, primo firmatario il deputato regionale sindaco di Militello Giovanni Burtone, che propone anche una soluzione di lungo termine per la carenza di organico dei medici. Abolire il numero chiuso nella facoltà di medicina, perché mancano i medici, percorso è un percorso lungo, 6 anni per acquisire la laurea e 5 anni di scuola di specializzazione. Sul piede di guerra anche i sindaci di 8 comuni di montagna che gravitano attorno a Bronte. I sindaci di Cesaro, Maletto, Magnace, Randazzo e Santa Domenica Vittoria protestano contro la sospensione del punto nascita dell'ospedale di Bronte e chiedono anzi il rafforzamento della struttura. La cardiochirurgia pediatrica torna a Palermo dopo 13 anni in partnership con la Fondazione San Donato di Milano. Oggi la presentazione a Palazzo d'Orléans. Roberta Lunghi. Un nuovo riferimento di eccellenza per la cardiochirurgia pediatrica in Sicilia che nasce in partnership con la fondazione del gruppo San Donato di Milano. Dopo 13 anni riapre, infatti, all'ospedale civico di Palermo la cardiochirurgia pediatrica e delle malattie congenite. La presentazione a Palazzo Orlean. Per il presidente della regione Schifani, la struttura servirà ad evitare tanti viaggi della speranza. Basti pensare che i due operati nei giorni pregressi erano lista d'attesa a Milano. Non ci saranno più questi episodi, viaggio della speranza, e questo è un grande passo in avanti. Dare sicurezza anche alle famiglie, ai genitori di questi piccoli bambini, e si collegherà con l'altro progetto che stiamo portando avanti, la realizzazione del polo pediatrico di Palermo, che abbiamo riesumato. Tra poco verranno approvati i progetti e partirà il finanziamento. La nuova unità, interamente ristrutturata, si trova al secondo piano dell'ospedale civico di Palermo, già in precedenza destinato al medesimo reparto. I posti letto disponibili sono 19-11 per pazienti pediatrici e per i pazienti adulti che presentino patologie cardiache dalla nascita, 3 neonatali e 5 di terapia intensiva. La struttura è forte della credibilità maturata sulle patologie cardiache congenite dal Policlinico San Donato di Milano. Da questo momento e per i prossimi anni, infatti, il Policlinico San Donato e l'Arnas Civico sono due realtà gemelle. Ad affermarlo è proprio Alessandro Giamberti, responsabile unità cardiochirurgia pediatrica a Milano e adesso anche a Palermo. I pazienti che in questo momento abbiamo in lista sono tutti pazienti che si sarebbero dovuti operare a Milano presso il mio centro e che hanno accettato di essere operati qua, perché ci siamo noi a garanzia della continuità, della qualità e dell'eccellenza che offriamo a Milano. Siamo assieme a lavorare con l'equipe locale e penso che questo sia una garanzia assoluta di qualità e di risultati. Durante la conferenza stampa il presidente Schifani ha risposto in merito alla questione del reparto di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, per il quale si temeva la chiusura. Faremo in modo che il reparto continui a lavorare, ha dichiarato grazie alla proroga tecnica ricevuta. Monitoreremo, ha aggiunto Schifani, l'attività del centro e insieme con il ministro Schillaci ci aggiorneremo per studiare soluzioni. Mi sento di dire che Taormina non verrà spogliata della cardiochirurgia pediatrica dall'oggi al domani. Anche in Sicilia, così come in altre regioni d'Italia, sono partiti oggi i saldi con le nuove regole su sconti e promozioni. Confesercenti stima che quest'anno ogni famiglia spenderà in media poco più di 200 euro. Barbagallo. Ed ecco i saldi estivi, sono arrivati come sempre ad inizio luglio, ma quest'anno con due novità. Per la prima volta sono partiti lo stesso giorno in tutte le regioni, in modo da evitare un'inutile concorrenza tra territori. E saranno inoltre applicate le nuove regole del codice del consumo. Saldi importanti per i consumatori, che nelle strade dello shopping, qui siamo a Catania, cercano di cogliere l'occasione giusta per acquistare ciò che serve. La parola d'ordine è risparmiare. Risparmiare, sì, risparmiare, perché già lo stipendio è quello che è, le tasse sono quelle che sono, perciò o si risparmia o non si arriva. Se ci fosse ulteriore sconto sarebbe meglio però, perché comunque è tutto un po' rincarato. Delle borse, degli orecchini, insomma, delle cosine. Un giubbotto smanicato. Se c'è qualche cosa che mi interessa la comprerò. Allora comincio a guardare tutti i negozi, anche qualcosa per il piccolo, tutto.
acquistiamo tanto, shopping terapeutico per tutti. Poco tentati dagli sconti i turisti. Ah. Pensate di acquistare, di fare qualcosa? A dire la verità no, non ho avuto questa obiettiva oggi. Il mio obiettivo è andare a mangiare un arancino. Confesercenti, così come Confcommercio e Assoutenti, stima che quest'anno per l'acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media poco più di 200 euro. Grandi le aspettative dei negozianti. I saldi arrivano dopo una stagione abbastanza deludente, con una perdita rispetto a quello che si è fatto l'anno scorso di circa il 30%. Un dato questo che sicuramente esce fuori da due aspetti fondamentali: da un lato quello che è il caro vita, che ha spinto le famiglie a rivedere i budget destinati proprio all'acquisto, diciamo, di capi d'abbigliamento piuttosto che di accessori, ma dall'altro lato sicuramente abbiamo un altro dato fondamentale, ovvero quello legato al clima, con una primavera che è stata caratterizzata, diciamo, con delle temperature medie molto al di sotto rispetto a quello che siamo abituati a vivere. Quanto incide anche la concorrenza di chi vende online? Assolutamente tanto. Quello dell'abbigliamento è uno dei comparti che ha subito e continua a subire, diciamo, una spallata molto, molto importante. Noi su questo sicuramente chiederemo nei prossimi mesi un tavolo all'assessore regionale alle attività produttive, proprio per cercare di capire se riusciamo a trovare una soluzione, che non è semplice, ma sicuramente ci dobbiamo quantomeno tentare. Dal 1 luglio è entrato in vigore il nuovo codice del consumo, che modifica le norme su sconti, promozioni, liquidazioni e saldi. Le regole prevedono una maggiore trasparenza sui prezzi e sui prodotti da vendere. E adesso vediamo come bisogna muoversi tra i saldi per evitare i bidoni nel decalogo che è stato realizzato dall'Associazione Nazionale dei Consumatori. Al via i saldi estivi in Sicilia. Quest'anno gli sconti sono in risalita rispetto a quelli di gennaio, ma inferiori se riferiti alla scorsa estate. E quanto emerge dallo studio dell'Unione Nazionale Consumatori, che ha analizzato i ribassi praticati dai commercianti negli ultimi anni secondo le rilevazioni Istat. Il record della convenienza spetta all'abbigliamento, che conta una riduzione del 23,3%, rappresenta la voce più scontata. Seguono le calzature col 19,1% e fanalino di coda gli accessori con il 10,7%. L'andamento dei prezzi nell'ultimo anno ha visto un'inflazione galoppare intorno al 10-12%, anche nei settori del commercio, quindi abbigliamento, calzature, eccetera, eccetera. Quest'anno la percentuale di sconto media è intorno al 19,5%, probabilmente hanno influito l'andamento dell'inflazione, i maggiori costi di energia durante l'inverno, e quindi i commercianti devono cercare un attimo di recuperare le perdite. La vera novità degli ultimi anni però sono le vendite online, che di offerte imperdibili ne propongono tutto l'anno. Avendo dei costi bassi di magazzino e la possibilità di avere un pubblico vastissimo di vendita, permette di avere degli sconti più alti. Quello che poi spesso incide è le spese di spedizione. Tengo uno sconto maggiore, ma se c'è un problema ho più difficoltà a gestirlo e probabilmente subisco un costo maggiore nella restituzione del prodotto. Così un'occhiata ai 10 consigli anti-bidone proposti dall'Unione Nazionale Consumatori possono tornare utili. Prodotti difettosi: conservate sempre lo scontrino, non è vero che i capi in saldo non si possono cambiare, valgono le regole di sempre, il negoziante è obbligato a sostituire l'articolo difettoso e non è più necessario denunciare il difetto al venditore entro 2 mesi dalla sua scoperta. Nuove regole sugli sconti, ma diffidate sempre di quelli esagerati. La novità è che il venditore è tenuto a indicare anche il prezzo precedente, ossia quello più basso applicato nei 30 giorni precedenti i saldi. No ai fondi di magazzino, le vendite devono essere realmente di fine stagione. Pagare un prezzo alto non implica che sia un prodotto di qualità. Negozi e vetrine, controllate il prezzo e non acquistate nei negozi che non espongono il cartellino. Ma il consiglio è di diffidare di quei negozianti che non vi vogliono far provare i cavi di abbigliamento o che per farveli provare vi chiedono un anticipo. Datevi un budget, stabilite una cifra massima da spendere e obbligatevi a rispettarla. Un censimento di tutte le attività di ristorazione e turistiche e la lotta all'abusivismo tra i primi obiettivi della FIEPET di Confesercenti, ma anche formazione per creare opportunità di lavoro. Noi abbiamo sentito il neopresidente della Federazione Italiana degli Esercenti Pubblici e Turistici di Catania, Barbagallo.
Nella sede della Confesercenti di Catania si discute su come dare nuovo impulso agli esercenti pubblici e turistici e come salvaguardare tutte le loro attività, combattendo innanzitutto l'abusivismo, la cui illegale concorrenza non è più tollerabile. Si parte intanto con il neopresidente della FIEPET, Andrea Finocchiaro, che ha in programma un incontro urgente con il sindaco di Catania, Enrico Trantino. E l'obiettivo comunque per Catania in particolare è quello di discutere il Deor, di discutere le pedane, e discutere quello che potrebbe essere l'abusivismo sul territorio di Catania, che in questo periodo infligge molto sulle attività commerciali. Cosa si può fare di altro per aiutare gli esercenti? Allora, intanto cercare di capire tutte quelle che sono i problemi legati al territorio, poi cercheremo anche noi come FIAPET e come Confesercenti di poterli seguire sia nell'ambito ad esempio dei bandi di finanziamento europei, seguirli su tutto questo aspetto, cercheremo anche di creare degli assi e delle collaborazioni con scuole alberghiere ed enti di formazione per cercare di introdurre e di portare nuova linfa a quel settore che momentaneamente ha un problema molto accentuato nel settore della ricerca del personale. Dunque, formazione e informazione su tutte quelle che sono le attività che svolgeremo sul territorio. Imprescindibile anche un censimento agli esercenti dei 58 comuni della provincia di Catania. Il censimento è uno dei primi obiettivi che dobbiamo anche prefiggerci come Confesercenti e come FIAPET per capire e capire sul territorio effettivamente quante attività commerciali operano nel settore. La lotta all'abusivismo contemplerà anche una campagna di sensibilizzazione che cercherà di coinvolgere quanti non sono in regola con le leggi in vigore. È morto oggi all'ospedale Barone Romeo di Patti l'architetto Giovanni Cipriano di 66 anni. Il motociclista era stato sottoposto a un intervento chirurgico per amputare la gamba sinistra dopo lo scontro avvenuto in contrada Canapetra. La sua Yamaha, una Lancia Y che viaggiava in direzione opposta, dalle prime informazioni pare che il professionista sia deceduto durante l'intervento. Secondo i prelievi dei carabinieri, l'utilitario avrebbe invaso la carreggiata opposta centrando il motociclista all'uscita da una curva. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo subito dopo. Seconda parte del telegiornale. Altri 101 migranti sono sbarcati al molo Favarolo dopo che le tre imbarcazioni sulle quali viaggiavano facendo rotta verso Lampedusa sono state soccorse dalle motovedette della Guardia di Finanza. Salgono così a 30 a partire dalla mezzanotte gli approdi sulla più grande delle isole delle Pelagie, con un totale di 1.225 persone. Sugli ultimi tre barchini c'erano 18 tunisini, tra cui un minore, partiti da Monastir, 37 guineani salpati da Sfax e 46 bengalesi, siriani e tunisini imbarcati a Zuara in Libia. Adesso parliamo di spettacolo. Oltre 4.000 fan hanno accolto la star colombiana Maluma Catania, 3 ore di concerto tra canti, balli, luci per l'ennesimo appuntamento alla Villa Bellini con il Summer Fest. Roberta Lunghi. Sé que te va bien, pero no te quiere como yo. Wow, un aplauso para ustedes, Nico, ven. Puede que no te haga falta. Uno scambio di emozioni con il canto che dal palco diventa un coro dei fan invisibilio e il movimento del corpo e dei telefonini illuminati sono specchio della gioia che la musica sa scatenare. È stato così il concerto di Maluma a Catania in una Villa Bellini che scoppiava di presenze. La star colombiana, intenzionata a prendersi lo scettro di re del Latin Pop, era attesissimo dagli oltre 4.000 giovani che sin dalle prime ore del pomeriggio hanno presidiato l'ingresso di Villa Bellini per un posto in prima fila nell'ennesimo appuntamento del Catania Summer Fest. E lui non ha deluso le aspettative. L'autore di The Love and the Sex Tape, candidato anche come Best Urban Album agli scorsi Grammy Awards, 25 milioni di follower su Facebook e 62 milioni su Instagram, e con una hit come Away che già nel 2020 aveva fatto comprendere le sue potenzialità superando con il video su YouTube 1 miliardo di visualizzazioni, è stato generoso sul palco per un concerto che ha regalato 3 ore di musica. Ad aprire il live, oltre alla cantante idolo di Malta Emma Muscat, anche il DJ e producer catanese Ninian Jemi.
L'atmosfera che si respira è bellissima e ovviamente, come ogni volta esibirmi nella mia città dopo tanti successi, è davvero qualcosa di unico e fantastico. È stato uno show ricco di effetti speciali, fuochi, coriandoli, giochi di luce dinamici e maxi LED di 12 metri, su un palco immenso animato anche da un corpo di ballo. Conoscevano tutte le sue canzoni, fan giunti da ogni parte dell'isola, Coco Loco, Corazon e alcune delle sue hit storiche che lo hanno visto collaborare con Ricky Martin e Shakira. E questi canti all'unisono sono stati il viatico per l'ennesima condivisione di una notte catanese che sembrava non volesse mai finire. Grazie mille Catania, grazie mille. Non so che si ce la sa. Ci fermiamo ancora per uno stacco per la pubblicità e poi torniamo con il Palermo Calcio. Di nuovo in studio, siamo al calcio, campo e mercato. Il Palermo ha già avviato la sua stagione con i primi testi atletici a Veronello. Mercato in fermento, nei prossimi giorni saranno ufficializzati i tre acquisti. Ce ne parla Marco Gullà. Il ritiro in Trentino inizierà il 9 luglio, ma il Palermo già da ieri sta scaldando i motori a Verona. Si inizia a sudare per una stagione che, stando alle dichiarazioni dei vertici dal Citigroup, dovrà essere da protagonista. Prime parole intanto per il tecnico rosanero Eugenio Corini, che da Veronello lancia il guanto di sfida in vista del campionato che inizierà ad agosto. L'obiettivo fondamentale è vestire dei colori, una maglia molto importante che pesa ma che ti può dare grande forza, energia, e dunque ci stiamo preparando al meglio già da oggi per far sì che la nostra stagione sia piena di soddisfazioni per noi e per i nostri tifosi. Il direttore Gardini, nell'intervista e nel bilancio di fine anno, ha parlato chiaro di quella che è stata la stagione scorsa, di quelli che saranno gli obiettivi per questa che andremo ad affrontare, con una linea molto chiara che rispecchia le ambizioni della città, della nostra tifoseria, e dunque sappiamo bene dove vogliamo arrivare, attraverso il lavoro daremo il meglio per far sì che questo possa accadere. Mercato rosanero scatenati, ufficiale anche Vasic da ieri. Tre i colpi che il Palermo ufficializzerà nei prossimi giorni. A breve sarà la volta di Ceccaroni e Mancuso, i due calciatori hanno già svolto le visite mediche. Poi sarà la volta di Roberto Insigne, il calciatore napoletano, infatti sarebbe vicinissimo alla firma, questione di dettagli, e poi anche lui sarà ufficializzato. Sempre vivo l'interesse per una mezzala, si puntano Valotti del Monza e Collocolo dell'Ascoli. Il calciatore piace al Palermo, che aveva manifestato la volontà di portarlo in Viale del Fante. E proprio nel pomeriggio il Palermo ha comunicato di aver acquisito dal Monza le prestazioni sportive di Leonardo Mancuso con una formula del prestito con diritto di opzione e obbligo di riscatto, un altro colpo ufficiale per il club a rosanero. È tutto, grazie per averci seguito, a tutti una buona serata.